Il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, prima tappa di un evento itinerante sulle tradizioni e la cultura etrusca, rievocazioni storiche e laboratori, ma anche l'uso delle nuove tecnologie, soprattutto per i più piccoli. Valentina Antonelli. Come scrivevano il proprio nome gli Etruschi? Come si crea e decora un vaso? Oppure da quali sostanze derivano i colori per dipingere? A queste e altre domande hanno risposto i laboratori didattici di Festa Etrusca, un evento itinerante che coinvolge alcuni dei musei di riferimento sull'antica Etruria. La prima tappa è stata proprio l'Umbria, con il suo Museo Archeologico Nazionale. È un museo che ospita materiali etruschi prevalentemente, ma non solo, e quindi non poteva che essere qui Festa Etrusca. Che cos'è? È una volontà di essere inclusivi, di offrire un museo aperto per tutti i gusti e per tutti i tipi di utenza, in particolare alle famiglie. E allora i più piccoli sono stati coinvolti in rievocazioni con i costumi d'epoca e dimostrazioni, ma la riscoperta delle radici storiche si intreccia anche con il digitale e le nuove tecnologie. L'evento itinerante è stato ideato e finanziato da un'impresa che lavora nei videogames. Noi 4 anni fa abbiamo realizzato un videogioco che si chiama Mirasna, io sono etrusco, e con gli accordi che abbiamo fatto con i polimuseali di allora avevamo deciso di devolvere il 5% di quello che guadagnavamo in attività culturali, e questo è il risultato di quel 5%. L'obiettivo è? Forse è un sogno quello di mettere insieme l'antica Etruria in qualche modo e di farla rivivere nella sua storia, nel suo splendore. L'evento è anche occasione di confronto. Oltre al Museo Umbro sono coinvolti il Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, il Museo Archeologico di Napoli e il Parco Archeologico di Populonia e Baratti, insieme alle istituzioni locali. L'università, il comune, la regione che a pieno titolo devono fare rete perché l'offerta culturale deve essere un'offerta sostenibile, inclusiva, adatta a tutti.